Attenzione! Attenzione! Barchiamo la soglia di casa Ramazzotti. Buongiorno ad Eros! Ciao Eros! Oh, ciao! Buongiorno, che piacere! Aspetta, mi metto bene. Che bello che sei, ma sei abbronzato! Ciao ragazzi! Ciao, sei abbronzato! È tutto storto. No, stai bene, stai bene, stai bene. Sì, sì, sì. Bello, abbronzato. Come stai per il resto? L'umore, il morale? Tutto a posto, tutto a posto. Beh, con tutto il casino che c'è, non è una bella situazione, però... Io ti stavo seguendo... Se l'umore non sta bene... Nella tournée americana, no? Che stavi facendo, perché Gaetano, esatto, mi informava anche attraverso foto da Miami, esatto, di amici comuni, eccetera. Ma sei riuscito a completarla, a finirla, la tournée o no? Solo una data è saltata, quella di Los Angeles. Ok. Ciao Lucilla. Ciao tesoro. Ciao, ciao, ciao. Senti, per il resto, questo periodo, cosa ci racconti? Guarda, ho fatto 2 mesi e mezzo fuori dall'Italia. Mm? Una parte è stata fatta in Messico, in quarantena. E un'altra parte la sto facendo qua in Italia. Sì, perché stiamo parlando... Una situazione... Sì, dimmi. No, dico, stiamo parlando di marzo, già si era dentro, no, questa situazione, mentre tu eri in tour. Sì, ma anche prima, da febbraio, dai primi di febbraio, io ero già un po' preoccupato quel periodo lì, ecco. E niente, ho fatto questo tour, che è andato molto bene, sono stato molto fortunato. Mm. Purtroppo quest'anno ci saranno problemi per tanti. Ci sono tanti tuoi colleghi che hanno dovuto completamente proprio bloccarlo il tour, no? Proprio fin dall'inizio non hanno neanche potuto iniziarlo. Con biglietti venduti e tutta, esatto, una serie di problematiche legate, insomma. Purtroppo questo virus, a parte che non si sa, non si capisce da dove arriva, come, dove e quando, però ha creato molti problemi, ma non solo alla musica, anche alla gente più bisognosa, quella che mi sta più a cuore, lo dico sempre, mi sta più a cuore molto molto chi veramente non ha niente. Ad esempio, per un tuo concerto quanta gente è coinvolta? Quanto personale c'è, cioè, tra tecnici, musicisti, promoter e tutto il resto? Ma alla fine ci sono 100-200 persone in ogni concerto. Tantissimo, tantissimo. Implica, cioè è una situazione veramente, anche perché se per altre categorie, per altre attività si prevedono date, no, di allentamento eccetera, per la musica tu che notizie hai, parlando con i tuoi colleghi, quando pensate ai manager, insomma quelli che gestiscono i live, cosa sapete di prima mano? Niente, io non so niente, so solo che è una situazione veramente molto delicata, e finché non sarà sicuro cos'è questo virus e che problemi può portare in futuro, non si può stare troppo vicini, ecco. Certo. Una delle cose è questa, no? Senti Eros, ma tu che sei quindi rientrato adesso in Italia da poco, hai passato anche tanto tempo senza vedere famiglia e tuoi figli? Ma questo lo faccio da 40 anni. No, vabbè, certo, però sai... Con la tecnologia... No, però sai che quando poi ritorni li puoi vedere, magari, liberamente, insomma, è diverso. Senti, ma sei in no, casa... No, con la tecnologia di adesso... Sì. Dimmi. No, perché c'è qualche ritardo, vai stavo tranquillo dice... comunque, vai pure. Stavo dicendo che con la tecnologia di adesso... sono stato via tanto, ma 2 volte al giorno io vedevo i miei bambini, per cui mio padre, cioè, questa tecnologia a volte è molto positiva, perché ti fa sentire meno la distanza, insomma, meno la corcia, diciamo. Quello sicuramente. Ci sono migliaia di messaggi che farei una fatica immane a leggerteli tutti. Vedo qua Catherine dalla Germania, poi tanta altra gente che ti segue, i tuoi fan, tantissime. Le zie del cuore, bacia zio Eros. Essendo tu l'ambasciatore per eccellenza della musica italiana nel mondo, cioè anche da ogni parte. Senti, sei autonomo in tutto in casa?
In che senso? Esatto. Eh no, è una domanda ambigua. Proce vuole proprio creare quell'ambiguità. No. No. Beh, se, fai da solo. Se insomma. Sono sei... Se sono 16 mesi che non vede la fidanzata, no, non è lui. Non io. Non è lui. Era un ascoltatore, no? Dico, ti prepari da mangiare, fai tutto. Cosa hai fatto di nuovo che non hai mai fatto, diciamo, in questo periodo di quarantena? C'è la novità che ti sei scoperto saper fare una cosa, che ti piace una cosa che non avevi mai pensato, perché c'è qualche novità. Guarda, la mia vita è sempre stata una mezza quarantena, perché quando finivo i concerti o andare in giro, per me chiudermi in casa e lontano dai rumori e dai casini è sempre stata un po' la mia salvezza, per cui sono abituato a stare da solo e... Ma in questo caso naturalmente sto con i miei figli, gioco con i miei figli e cerco di starci il più vicino possibile, perché basta poco per migliorare il rapporto. Il prossimo disco lo chiameremo La mia vita è stata sempre una mezza quarantena. È vero. Senti, allora adesso... Una ventena. Una ventena. Vai, Roberto vai. Da Buittone dice: Eros, è il momento di scrivere i tuoi capolavori. Che si mangia? Ma guarda, io sto molto leggero perché... Ma sei magro, dopo infatti. Dopo i 50 bisogna controllarsi bene, ma poi ho scoperto un gioco al padel che sono anni che lo fanno in Sud America, ma qui in Italia e si può fare, si può giocare da solo, da soli, sì. Sì, basta avere il muro. Tipo lo squash. No, questo è 4 meglio. Da 0 a 4 no, ero informatissima. Senti, ma sei in casa, lì ci fai vedere qualcosa? Dove sei? Guarda, sono in uno studiolo. Chiamalo studio. È una stanza studio. Che bello. Sei a Milano, sì? Ma sì, c'è ho la batteria elettronica. No, sono in campagna fuori. Senti, La scorsa domenica, siccome nella prima ora del Procediamo di domenica c'è l'intervento di Solieri, parlavamo di chitarristi, abbiamo fatto una sorta di sondaggio tra chi sono i chitarristi italiani più amati. Sei venuto fuori. Capito? Altro che... Dai, suonaci qualcosa, hai voglia, prendi una tua chitarra. Cosa suono? Quello che vuoi. Ho una chitarra elettrica dove studio. Oggi proprio... Siamo molto rock. Dai, vai. Vai tu, vai libero. Aspetta. Io non lo sento. Siete tutti rocchettari la domenica, di prima mattina, belli. Grande Rama, grande. Studio molto, mi piace. Che piacere averti avuto qui stamattina, mi ha fatto molto piacere vederti. Caro, ti abbracciamo calorosamente con tutto l'affetto possibile e immaginabile. Pensiamo di interpretare anche il desiderio, insomma, di tutti gli ascoltatori e di tutti i tuoi fan. Sì. Vediamoci presto. Guarda, io mi auguro che la situazione migliori e che si trovi un vaccino, ma soprattutto in questo momento che si aiuti la gente che ha veramente bisogno. Giusto. E questo lo Stato lo deve capire. Non bisogna abbandonare le persone, diciamo, più bisognose. Certamente. Ecco. Cerchiamo di stare positivi, parole giuste, vere? Grazie. Ma soprattutto domani. Con non un po' di testa. Gli esodi, perché niente esodi assolutamente, perché però purtroppo è molto rischioso. Certo. Auguriamocela buona, come si dice. Grazie. Un bacio, Eros, ti vogliamo bene. Viva la musica. Ciao. Viva la musica.